Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e benvenuti in questa nuova classifica. In questo video andremo a vedere i 7 giochi più idolatrati dai loro fan al giorno d'oggi. Appare chiarissimo che ogni gioco a suo modo idolatrato dalle persone a cui piace, ma in questa classifica saranno presenti solamente quelli più divinizzati, cioè quei videogiochi ricoperti quasi di un'aura di santità, dei quali non ti puoi azzardare a parlarne male in nessuna maniera, oppure vieni bollato quasi come un eretico. È bene precisare che l'ordine di questa classifica è dettato dalla grandezza dell'aura di santità che ricopre il gioco, cioè da quanto sono intoccabili, o se volete dal numero e dalla quantità degli insulti che vi beccate se vi permettete a parlarne male. L'ultima cosa da precisare prima di iniziare il video è che io apprezzo tutti e 7 questi giochi. Tuttavia in questo video il mio compito sarà un po' quello di fare l'avvocato del diavolo, cercando di far capire che questi giochi, seppur nella loro eccellenza, sono comunque fin troppo idolatrati. In settima posizione, Spyro. Il fatto che abbia rappresentato l'infanzia per molti ragazzi ha reso Spyro un gioco praticamente intoccabile. Ovunque si parli di retro game e di giochi dell'infanzia, salta fuori Spyro, in tutte le salse. Ed è abbastanza inutile provare a spiegare il fatto che in realtà Spyro non è questo gioco così eccezionale, ma nella maggior parte dei casi ci piaceva da morire semplicemente perché eravamo bambini. In sesta posizione, Crash Bandicoot. Diciamo che è lo stesso discorso fatto per Spyro, però elevato all'ennesima potenza. E devo dire che mi fa quasi un male fisico quando sul web leggo quante persone aspettano un nuovo Crash Bandicoot e quante poche di queste persone prende in considerazione i nuovi Super Mario. Cioè, a me sembra chiaro, onestamente, però evidentemente non lo è. Cioè, da una parte abbiamo una saga leggendaria e dall'altra abbiamo un gioco che ha avuto la fortuna di trovarsi al posto giusto al momento giusto. I 100 milioni di PlayStation 1 ed il personaggio strafigo hanno fatto il resto. In quinta posizione, Final Fantasy VII. Ho parlato approfonditamente del fenomeno di Final Fantasy VII in questo video, perché Final Fantasy VII Remake non ha senso. Per questa motivazione qui di seguito sarò sintetico. Final Fantasy VII non è il miglior Final Fantasy, è semplicemente quello più popolare. Quindi sebbene io per primo reputo i Final Fantasy una delle saghe più importanti del mondo dei videogiochi, invito sempre a rivalutare gli altri titoli, dato che in confronto al 7, beh, non se ne parla mai abbastanza. Soprattutto Final Fantasy 6. In quarta posizione, Shenmue. Mai, e dico mai, parlare di Shenmue con una persona che ha avuto il Sega Dreamcast. Il titolo è indubbiamente una grande opera, ma stando a sentire i suoi seguaci, nessun gioco dopo Shenmue è valido come lo fu Shenmue. Beh, forse siamo un po' rintanati nel passato, voi che dite? Le meccaniche di gioco si evolvono e personalmente credo che sia un bene, no? In terza posizione, Okami. Oh, dunque, è arrivato finalmente il momento di parlare di Okami, che, lo ripeto, come molti titoli presenti in questa classifica, è presente in diverse mie top 10, quindi stiamo comunque parlando di eccellenze. Però, il motivo per cui viene elogiato Okami è quasi sempre perché viene definito una forma d'arte. E, lasciatemelo dire una volta per tutte, Okami non è una forma d'arte. Ma perché? Perché è la sua componente estetica ad essere artistica, ma il gioco, in sé per sé, non è una forma d'arte. Un gioco è una forma d'arte quando è artistico il suo gameplay, non la sua estetica. O almeno, personalmente, questa è la mia idea di forma d'arte nel mondo dei videogiochi. In seconda posizione, Kingdom Hearts. E qui c'è l'unico gioco in questa classifica che non ho avuto l'opportunità di giocare, e per questa motivazione non esprimerò nessun giudizio in merito, né nel bene né nel male. Ciononostante mi sembrava giusto metterlo in seconda posizione, dato che effettivamente è un gioco super idolatrato, ma a livelli stratosferici, e chissà, prima o poi credo che debba decidermi a provarlo. Bene signori, siamo arrivati in vetta, io credo vivamente che abbiate colto il senso di questo video, e cioè che non è parlare male di questi giochi, che io per primo ritengo ottimi, ma è provare a ridimensionare un po' la loro aura di santità. Non so se ci sono riuscito, però diciamo, perlomeno ci ho provato. E personalmente devo dire che il video potrebbe benissimo chiudersi qui, dato che la prima posizione credo che sia completamente scontata, perché in prima posizione c'è
Lo avete capito, no? Dai, sì che lo avete capito. No? Vediamolo insieme. In prima posizione Dark Souls. Allora, facciamo un bel respiro e andiamo a capire qual è la diatriba tra sostenitori e detrattori. Il problema di Dark Souls non sono mai i veri fan. Il problema di Dark Souls sono i sedicenti fan. Ma chi sono questi sedicenti fan? Sono quelle persone che non apprezzano Dark Souls nella sua interezza, ma lo apprezzano, comunque fanno finta di apprezzarlo, comunque ne parlano bene, semplicemente perché va di moda farlo. E tutte queste persone, in realtà, che parlano un po' per sentito dire, parlano a vanvera, aiutano a plasmare un'idea che è completamente diversa da quella che è effettivamente l'idea dietro Dark Souls. E hanno fatto proliferare due luoghi comuni completamente errati sul gioco. Il primo luogo comune sbagliato è che Dark Souls è bello perché è difficile. Ed è un po' una cazzata, dato che lo dico sempre e lo ripeto, Dark Souls non è un gioco difficile. Dark Souls è un gioco gratificante. Il secondo luogo comune sbagliato è che Dark Souls è bello perché ha una lore eccezionale. Allora, la lore di Dark Souls è interessante, però non è quello il punto di forza del titolo. Cioè, non è che una persona gioca a Dark Souls perché ha una bella lore, lo gioca per le meccaniche di gioco. L'altro giorno mi ha scritto un ragazzo che mi diceva: Dado, ho sentito molto parlare bene di Dark Souls ed ero convinto a provarlo. E devo dire, ho visto dei gameplay e mi piace tantissimo l'ambientazione. E ho detto, guarda, Alt, se tu provi Dark Souls per l'ambientazione, stai sbagliando, cioè in realtà Dark Souls si basa sulle meccaniche di gioco. E lui, sì, ho sentito parlare che ha anche una bella storia. No, no, chi ne hai sentito parlare? Porca miseria. Questo è il problema di Dark Souls in realtà non è il gioco in sé. In realtà il problema di Dark Souls sono i fan stessi, ma ripeto, non i fan veri. I sedicenti fan che parlano bene di Dark Souls semplicemente perché va di moda parlarne bene. Bene signori, siamo arrivati alla fine del video, io vi ringrazio dell'attenzione e tanto per buttare un altro po' di benzina sul fuoco vi invito a vedere questo mio video in cui spiego dal mio punto di vista perché Dark Souls è effettivamente il miglior gioco di tutti i tempi. Cliccate qui, lo andate a vedere e mi fate sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio dell'attenzione e noi ci vediamo ad un prossimo video.